Ciao Riccardo Manera, benvenuto sul Corriere dello Sport. Come stai? Ciao, che onore, sto bene, voi come state? Bene, bene. Che onore, lo so perché tu avevi un sogno da ragazzo, poi ne parleremo, poi ne parleremo. Beh, ci arriveremo, ci Ci arriveremo. arriveremo. Allora, senti, prima parliamo un pochettino del motivo per cui sei qui oggi, anche se ospite a Sì. distanza, virtualmente, ma comunque sempre ospite. Allora, volevo fare la Rockstar questa seconda stagione, no? Allora, partiamo un po' appunto da questa seconda stagione in coppia appunto con Valentina Belair. Allora, Sì. torni, dopo 2 anni, no? Con questa serie di grandissimo successo. Allora, da dove riparte il tuo personaggio Eros e cosa dobbiamo aspettarci soprattutto? Cioè, innanzitutto lo troviamo con i capelli lunghi, giusto? Beh, sì, lo troviamo con i capelli lunghi perché è passato del tempo e lui non è un ragazzo che si cura, quindi i capelli se li ha fatti crescere senza darci cura, appunto. E, beh, lo ritroviamo sicuramente più spensierato, sicuramente nei confronti della famiglia, perché come abbiamo visto a fine della prima stagione, lui riesce a fare coming out con il suo nucleo familiare. Tuttavia, abita in questo paese, insomma, dove i preconcetti della società sono ancora molto presenti. Quindi, come abbiamo visto, insomma, nelle serate che ci sono state, incontra questo personaggio di Fabio che lo aiuta a, come dire, liberarsi ancora di più di questi freni inibitori che lui ha, perché per 17 anni comunque ha dovuto mantenere una maschera in questo paese ed è stato, insomma, anche, diciamo, costretto a farlo per la società in cui viviamo. Quindi io lo trovo un tema anche molto attuale. Senti, come dicevi giustamente te, allora, il tuo Eros inizialmente ha faticato ad accettare la sua omosessualità, poi però trova il coraggio di fare questo coming out che un po' cambia tutto, no? Allora, questo personaggio ha anche ispirato delle persone reali, perché ho letto preparando un'intervista che tu hai ricevuto molti messaggi, no? In tal senso di persone che Sì, ti hanno sì, 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 ringraziato. sì, sì. Esatto, guarda, per me questa è stata una conquista, perché appunto, come ho detto anche in altre interviste, il nostro lavoro, quello dell'attore, non è un lavoro, insomma, come quello del carpentiere che finisce la casa e fisicamente vedi la casa finita, quindi è più psicologico, più concettuale, quindi anche il fatto di essere arrivato, insomma, dritto al cuore di alcuni che, come dicevi tu, mi hanno scritto poi alla fine della prima stagione di essere riusciti a raccontare le loro verità alla famiglia è per me una grandissima conquista, nel senso che vuol dire che il lavoro è stato fatto ed è stato fatto bene. Senti, alla base di tutto però, il tuo Eros resta un ragazzo, insomma, che ama molto divertirsi, no? E alla fine Sì. affronta anche l'università con un tono, insomma, in modo piuttosto superficiale, giusto? Sì, assolutamente confermo. Allora, tu nella vita sei mai stato un po' così, un po', mi verrebbe da dire pallonaro, proprio per parlare di pallone, no? Ovviamente un po' Ma traslato, esatto. ma hai mai raccontato un po' di bugie? Qual è stata magari la bugia più grande che hai Beh, raccontato? da Come ragazzi è tutti, eh? Come successo, tutti, come mica solo tutti è te. successo. No, no, ma insomma, le ragazzate si fanno. Beh, una volta ho raccontato che andavo a dormire da un amico quando in realtà sono andato con la macchina, quindi insomma già avevo 18 anni, quindi avevo già preso la patente e ecco mi arriva una macchina, a proposito dico macchina e compaiono qua le macchine. E, no, se ho detto che andavo a dormire da un amico, invece sono andato a Ginevra a sentire Grizz, che è un artista elettrofunky abbastanza moderno. Sono quelle robe che se ci ripenso oggi dico ma perché? Ma perché non potevi dire che andavi là? Però è stato fatto anche questo. Poi ovviamente ho scoperto, mi ha fatto il mazzo, insomma, solita No, beh, tiritera. solita procedura, insomma, diciamo. Esatto, procedura Senti, standard. a proposito di volevo fare la rockstar, no? Allora, tu volevi fare invece, immagino, l'attore, giusto? A proposito di cinema, però, tu appartieni, no, a questa nuova generazione. Poi, comunque, tu giovane, se sei giovane, ovviamente, no? Però non sei proprio giovanissimo. Comunque, c'hai già No, un'esperienza non alle più. spalle. Diciamo, non posso dire che sei anziano, ovviamente, però non sei neanche No, beh, non mi giovanissimissimo. ritengo tale, però non Esatto, sono perché non lo neanche sei, per ragazzetto, fortuna, insomma. non, esatto, una via di mezzo, diciamo. Allora, appunto, appartiene un po' a questa nuova generazione di attori italiani, no? In rampa di lancio. Ovviamente questa cosa non la decidi, te la dico io, però. Ti senti un po' parte di questo nuovo importante movimento che sta avvenendo fuori del cinema italiano, della serialità italiana, eccetera? Ma guarda, me lo auguro, insomma, non mi ci sento perché io sono un ragazzo molto semplice, quindi insomma io cerco di fare il mio lavoro al meglio, come dicevamo prima, insomma, per quanto riguarda la serie volevo fare la Star, credo di aver fatto un buon lavoro. Sono gli altri appunto a doverlo dire, come hai detto tu.
Però spero, insomma, di poter dare voce a tanti altri personaggi, come dire, un po' meno fortunati, un po' meno, che hanno meno la possibilità di dar voce alle loro verità. Quindi, insomma, mi collego a questo dicendo che a me piacerebbe fare in realtà personaggi molto diversi da me, perché è anche più interessante come studio. È uno particolare in cui proprio sogni di farlo, dici che prima della fine della carriera lo devo assolutamente fare. Ma ora forse non mi cogli un po' impreparato, non ci ho ancora pensato. Mi piacerebbe molto fare, cioè, i miei due desideri più grandi sono doppiare un cartone animato per insomma, poter dire di averlo fatto e magari fare anche un biopic, perché no? Che insomma, è comunque hai un riferimento a una persona che è esistita veramente invece che inventartela tu, insomma, con l'aiuto degli sceneggiatori. E qua ovviamente la domanda sul biopic sportivo viene fuori. Tipo uno Beh, sportivo? per forza. Ma io fosse per me, farei un qualsiasi giocatore del Genoa, però insomma, sono molto Giovane, ex, a ristretto. Da... Sì, prescindere qualsiasi, dall'età. qualsiasi. Sì, qualsiasi. O un famoso commentatore sportivo, insomma, che come dicevi tu, era un po' quello che volevo fare da ragazzino. Allora, raccontamelo un po' questo sogno che avevi da ragazzino, no? Da grande appassionato del Genoa, perché ricordiamolo, diciamolo, tu sei un grande tifoso del Genoa, giusto? Io sono un grande tifoso, sono abbonato da quando ho 6 anni, ne ho 27, quindi insomma, cioè quasi 2 decadi che sono, anzi no, più di 2 decadi che sono abbonato nella cosiddetta Gradinata Nord genovana. Ma questa passione non saprei dirti da dove nasce, nel senso che i miei genitori non sono tifosi, non sono mai andato allo stadio, ho portato io e mio padre per la prima volta allo stadio da grande, cioè io avevo 14 anni, lui era grande. Ma guarda, a me piace pensare che me l'abbia tramandata mio nonno, che non ricordo, mio nonno materno, che non ho mai conosciuto in realtà perché è mancato nel gennaio 95, io sono dell'agosto 94, però lui è l'unico di famiglia che andava effettivamente nella vecchia Fossa dei Grifoni, prima della ristrutturazione dello stadio d'Italia 90. Quindi a me piace pensare, insomma, che sia arrivata un po' da lì la fede, perché poi si chiama così. A tutti gli effetti, senti, però ogni tanto ti viene mai in mente, pensi mai, dici, ma chi me l'ha fatto fare? Ma non era meglio, magari, che ne so, tifare Inter, Juve, Milan, dice, almeno ogni Ma tanto guarda, no, no, vinco. no, non mi ricordo chi lo diceva, però qualcuno lo diceva, che nella vita puoi cambiare tutto, ma non la squadra del Lo so, cuore. infatti, vabbè, questa infatti era una Ed domanda. è una grande verità, ed è una grande verità, perché io ogni volta che guardo il Genoa dico, ma chi mi ha fatto fare? Potevo nascere, invece no, sono contentissimo di essere nato rossoblù. Perché poi è bello, perché il calcio ha anche senso di appartenenza, cioè non è soltanto le vittorie, giusto? Quindi comunque alla fine una No, cosa bella di questo assolutamente. sport è c'è anche tutta la poesia che c'è dietro, no? Che non è soltanto appunto farsi la coppa. Assolutamente. No. Poi guarda, io appunto sono un tipo da stadio e mi ricollego molto, l'ho anche portata alla maturità, la psicologia delle masse di Freud. A me piace un po' quella roba lì, cioè anche essere in mezzo a 15.000 persone e essere tutti col cervello, con gli occhi puntati su uno stesso obiettivo, che poi appunto tifando Genoa è molto più difficile rispetto ad altre squadre, però sono sicuro che non succederà, ma se succederà, continui. Allora, a proposito di psicologia, allora chiedo a te, perché tu sei appunto il massimo esperto di Genoa, la persona che appunto tifa Genoa più patita che io abbia mai intervistato. Allora, noi siamo di Roma, no? E la Roma di Mourinho quest'anno è rimasta un po' delusa da Shomurodov, un giocatore che ha giocato con voi, no? E tra l'altro che Sì. quando è andato via molti si sono anche lamentati perché, insomma, si pensava si fosse perso un grande giocatore. Come mai sta avendo, secondo te, tante difficoltà per l'ambiente di Roma? Ma ne sono ancora convinto che sia un grande giocatore, pur avendo avuto poco spazio quest'anno a Roma. Ma secondo me un po' è anche il modo di giocare. Che magari non gli è congeniale quello di Mourinho, vanno a sapere, poi io insomma non sono così dentro agli spogliatoi, quindi non so. È possibile che sia anche la piazza, nel senso che il peso di una piazza come quella di Roma è sicuramente più pressante rispetto al peso di una piazza come quella che è Genova. A Genova, insomma, puoi esprimerti in maniera più libera, consentendoti magari di sbagliare anche un po' di più, però magari tentando di fare le cose, sbagli anche, ma alle volte ti vengono delle gran giocate. Infatti, l'anno scorso fece 8 o 9 gol, se non sbaglio, Eh l'anno scorso. sì. Va bene, quindi va aspettato, Quindi, insomma. Si può dire il tuo secondo me va virgolettato? aspettato. Secondo me va Ok. aspettato. Io continuo a sostenere che sia un buon giocatore.
Ok, poi quindi si dice se vuole tornare a Genova, voi comunque lo riaccogliete più che Noi lo volte. riaccogliamo a braccio aperte, a braccio Senti. aperte, anche perché quest'anno di attaccanti non siamo messi benissimo, Infatti, ti faccio la domanda più difficile di tutte, proprio in chiusura, te l'ho lasciata. Riuscirà a vai. salvarsi il Genoa quest'anno? Certo che sì, io ne sono convinto. Ah, bene, bene, mi Ne piace sono, questa anche tua. perché appunto sono nato genuano, quindi io fino alla fine ci credo, anche se il motto di un'altra squadra, però insomma ci credo, ci credo, ci credo. Bene, Riccardo, io ti ringrazio del tempo che mi hai concesso, grazie mille Ma grazie a veramente. te. Allora, ti ringrazio, quindi diamo l'appuntamento alla seconda stagione di Volevo fare la Rockstar. Yes, mercoledì, ultima puntata.